Ed eccoci, ben ritrovati in questo nuovo episodio della serie Resoconto Osservatore. Episodio importante, proseguiamo nel parlare un po' di calciatori e partite che mi sono recuperato partendo da Horsens-Silkeborg, match che anticipa la terz'ultima giornata, se non sbaglio, del campionato danese che sta per volgere al termine e un Silkeborg che vince tra l'altro all'ultimo secondo grazie al neo entrato Ogesen, una partita importantissima di misura più che altro per cercare di uscire dai guai, perché il Silkeborg dopo una stagione abbastanza positiva in cui comunque ha giocato anche in conference si è ritrovato ad essere vicinissimo al pantano, alle ultime due posizioni, che tra l'altro una delle due è occupata proprio ad oggi dall'Horsens, una partita giocata a ritmi abbastanza bassi, un primo tempo in cui passa anche in vantaggio il Silkeborg con Thordarson, ma viene giustamente annullato per fuorigioco, così come anche il gol di Mattsson nel secondo tempo, sempre annullato per posizione irregolare. Un Silkeborg che ormai gioca un po' allo stesso modo, spesso cerca il lavoro spalla porta di Adamsen, ma comunque cerca di palleggiare, di giocare palla a terra. Un Horsens che spinge molto sulla sinistra con Musonda che crea diversi pericoli e tra l'altro ha avuto un'occasione importante nei primi minuti con Jakobsen per passare in vantaggio l'Horsens, ma non l'ha poi sfruttata e col tempo il Silkeborg è riuscito comunque a buttarla dentro e a portarsi così questi tre punti a casa. Per quanto riguarda i giocatori che seguiamo, Opondo dell'Horsens abbastanza bene, tecnicamente non male, discreta prestazione, così come anche Brink, che oggi spesso è andato in fase di impostazione ad abbassarsi sulla linea dei due difensori per impostare da dietro, anche lui prestazione discreta. Mattsson abbastanza bene, ha lottato, bravo nei contrasti, grazie poi anche al suo fisico riesce a comunque dire la sua. E poi voglio riportarvi due calciatori, uno per squadra, partendo da Oliver Sonne, che io sono sicuro di avervene già parlato come giocatore che seguo, però ho cercato e invece sembra di no. Comunque io ho sta sensazione di averne già parlato, però vabbè. Parliamo di un terzino destro, classe 2000 del Silkeborg, che ormai ho visto diverse volte giocare. Un buon terzino, di spinta, buona corsa, buona fisicità, fase difensiva abbastanza bene, può sicuramente migliorare e crescere, e anche in particolare secondo me tecnicamente, nei cross, dal punto di vista tecnico, deve un po' ancora migliorare, però tutto sommato ha delle buone basi, 27 presenze, 4 gol e 2 assist per lui, e una stagione abbastanza buona con il Silkeborg. Giocatore molto interessante nell'Horsens è David Kruse, parliamo di un centrocampista, una mezzala classe 2002, giocatore molto interessante che se non sbaglio nel giro dell'Under 21 danese, calciatore di qualità. L'unico giocatore che è riuscito a fare dei cambi di gioco durante la partita, ha geometrie, ha visione, ha tecnica, ripeto, ha personalità, può ancora crescere secondo me perché ha buoni margini di miglioramento, però dovesse l'Horsens retrocedere sarebbe veramente un peccato che anche lui retroceda, merita assolutamente di giocare nel campionato danese, nella Superligaen, e credo poi ci resterà, qualcuno penso che lo preleverà perché è un ottimo profilo. Quest'anno 30 presenze, 3 assist per lui, giocatore che sicuramente potrà dire la sua, almeno a livello danese, poi non giocherà nel Real Madrid, però chissà. Secondo match che mi sono recuperato, quello tra Nordsjælland e Reinders, partita che i padroni di casa hanno vinto per 3-1, grazie tra l'altro a un exploit nel secondo tempo. Io mi sono recuperato i primi 60 minuti, quindi non mi sono visto per la parte finale, ma
un Nordjylland che vince grazie ai gol di Nouama e Diomandé su assist di Villazien, tutti i giocatori che seguiamo, e che tra l'altro tiene 3 punti d'oro nella corsa verso l'obiettivo primo posto per scavalcare il Copenaghen, anche se ormai mancano pochissime gare e sarà difficile. Una partita che ha visto il Nordjylland dominare nel primo tempo, in particolare un dominio totale del campo. Dall'altro squadra che riesce anche a passare in vantaggio, però poi si fa subito riprendere. Un Nordjylland che non è stato incisivo negli ultimi metri, Nouama molto attivo, però molto impreciso, ha avuto un'occasione importante con un tiro a giro. La squadra c'era, ha lavorato bene, buoni fraseggi, ha spinto molto sulla destra, ma non è riuscita, ripeto, ad essere realmente incisiva, al di là poi del gol che ha trovato. Tra l'altro Nygren e Osman, oggi giocato lui forse una delle prime volte da titolare, si sono scambiati molto nell'attacco a tre. Osman alle volte alla centrale, alle volte a sinistra, con Nigren che viceversa ha preso il suo posto. 1-0 firmato Nigren dopo un'ottima azione sulla destra. Svensson che sembrava in fuorigioco, poi il VAR l'ha convalidato, ma a me sembrava fuorigioco dalle prime immagini. Comunque, gol che è stato dato, bel gol tra l'altro di Nygren sul primo palo, la pareggia poi subito su calcio di rigore Jonsen, dopo un rigore giusto perché Svensson a terra, tra l'altro mi sembra fosse Bidstrup quello in fuorigioco, non Svensson comunque, i due li confondo abbastanza. Comunque è Svensson a spingere Odei dopo un cross dalla sinistra, rigore che ci può stare, l'arbitro subito lo ravvisa perché la spinta effettivamente era abbastanza vistosa. Quindi Jonsen tira centrale e pareggia i conti nel primo tempo. Tutto sommato vi dico, Christensen non convocato e al suo posto ha giocato Dorgelès, di cui poi parleremo. Nagolo abbastanza bene, tutto sommato. Villazien spinge, dà un ottimo apporto. Diomandé trova il gol nel secondo tempo, ma in generale tecnicamente può fare di più, perché a parte alcuni inserimenti si è visto poco. Nouama bene. Bene, fino all'ultima giocata, perché lì deve migliorare. Nouama mi ricorda molto Diaby. Tecnicamente è ancora inferiore a Diaby, però secondo me può arrivare ad essere a livello di Diaby, perché è un giocatore esplosivo, devastante, se ci sono spazi, però deve ancora migliorare negli ultimi metri. Se migliora quell'aspetto può diventare un giocatore assurdo. Già lo è, già è ad altissimi livelli, ma deve ancora fare quell'upgrade. Vi riporto Mario Dorgeles, che oggi ha giocato al posto di Christensen e secondo me ha lavorato bene. Centrocampista 2004, che ha trovato poco spazio finora, poche presenze, se non sbaglio 13 presenze, di cui la maggior parte dalla panchina. Un calciatore interessante perché è sia tecnico, buona tecnica di base, e lotta, comunque centrocampo non si tira indietro, la gamba non la tira indietro, deve migliorare certamente in fasi non possesso, nel lavoro che fa Christensen nell'intercettare il pallone, sui contrasti, però è un giocatore che ha del potenziale secondo me, magari non come regista ma come mezzala in un centrocampo a tre, con giocatori fisici, lui ci può stare benissimo, e profilo che credo sia assolutamente interessante, quindi di cui vi ho voluto così parlare. Terzo match che mi sono recuperato, quello tra Slovacco e Sparta Praga, match del campionato ceco che ormai sta per terminare, manca una giornata, e uno Sparta che ha praticamente vinto il campionato perché ha più 3 dallo Slavia con una gara alla fine, ma la differenza reti inferiore, quindi credo che gli basti un punto per certificare il primo posto. Oggi 0-0, 1-0-0 giusto, tutto sommato. Io mi sono recuperato gran parte della partita. Un primo tempo in cui si lotta tanto, una partita maschia, tanta lotta, poche occasioni, molto pericolose, però uno slovacco migliore. Oggi forse Sparta che ha sofferto la tensione in un campo comunque difficile sicuramente, slovacco pericoloso in ripartenza, uno Sparta che nel primo tempo spezza molto il gioco avversario con questi falli,
Nel secondo invece lo slovacco ha preso molto campo e ha messo anche in difficoltà uno Sparta che sui piazzati certamente poteva fare molto di più, ha avuto un'occasione clamorosa Vitic di testa su angolo tra l'altro di Karabek, due giocatori che seguiamo e tutto sommato sicuramente poteva essere più preciso. Allora, diversi giocatori che seguiamo. Nello slovacco Kim Seung-bin oggi ha giocato da regista in questo centrocampo a 2, abbastanza bene, sicuramente dal punto di vista tecnico. Certo che perde qualcosina in fisicità, nel lavoro in fase di interdizione, però giocatore tecnicamente valido che anche oggi l'ha dimostrato. Juroška, devo dire, si è mosso bene. Se nel primo tempo, in cui ha guadagnato diversi falli, diverse ammonizioni anche degli avversari, nel secondo poteva anche starci un calcio di rigore, ma il contatto non è assolutamente così evidente, alla fine lui accentua la caduta, però devo dire si è mosso bene il numero 24 dello slovacco. Nello Spartak Kvancara oggi infortunato, in realtà è da diverse settimane infortunato, quindi ha saltato il match. Kovar abbastanza bene, poco impegnato tra i pali, però attento sulle uscite, sempre preciso, quindi buona la prestazione, così come anche Vitic che, come detto, ha avuto un'occasione importante su un angolo a favore e difensivamente ha lavorato bene senza grandi sbavature. Mentre vi dico, secondo me Karabek ha grandi qualità tecniche, però deve essere più continuo durante la partita. È un giocatore che oggi ha giocato in questo attacco a due, cercando di muoversi un po' di più rispetto a Minchev, però si vede poco. Deve essere più incisivo, secondo me, durante la partita, perché ha le qualità per farlo. Ancora però non lo sta dimostrando. Ultimo match che mi sono recuperato, quello tra Odense e Horsens, partita importante soprattutto per l'Horsens in ottica salvezza, visto che se la sta lottando con l'Aalborg un testa a testa per evitare la retrocessione. Tra l'altro l'Aalborg di Ilijemark, ex calciatore del Genoa e che comunque conosciamo bene in Serie A. Odense che alla fine in maniera meritata se la porta via grazie a una doppietta di Sabbi che in questi play-out sta facendo e ha fatto veramente, veramente bene. Vittoria meritata, frutto di una partita in cui l'Odense l'ha condotta fin dal primo tempo, palleggiando dal basso, creando innumerevoli occasioni. Ha colpito una traversa con Breum, il portiere Delac in diverse situazioni si è veramente reso miracoloso, mi viene in mente un tiro di Frochiaer nel primo tempo e non solo, quindi vittoria assolutamente meritata per un Horsens che ha provato a sfruttare le ripartenze, ma non è stato molto incisivo. L'Odense alla fine è riuscito a condurre la gara e gli è mancato poi il gol nel primo tempo che poteva indirizzarla diversamente. Comunque alla fine la vittoria l'ha centrata, però rischiando un pochino perché l'ha dovuta ribaltare la partita. Diciamo prestazione. Opondo non è stato convocato, partiamo da qui, quindi non valutabile. Kruse l'ho visto poco, io mi sono recuperato soprattutto i primi 60 minuti e Kruse l'ho visto poco, tocca pochi palloni, anche perché l'Horsens ha fatto poco la partita, ma ha lasciato molto il pallino del gioco agli avversari. Però non l'ho visto tanto. Nell'Odense benissimo Slotsager, diversi ottimi interventi nel primo tempo, molto attento nelle letture, nelle chiusure. Ottimo, ottimo, ottimo. Sta crescendo a dismisura. Frochiaer Jensen oggi molto propositivo. L'ho visto bene oggi, perché è venuto a prendersi spesso il pallone, a dialogare con i compagni, è arrivato spesso al tiro, molto più positivo rispetto al solito. Breum ci prova, nonostante qualche errorino, però
colpisce una traversa dove poteva far di più perché è un'occasione clamorosa, praticamente un rigore in movimento, però ci prova e quindi premio questo. E poi il caso Minté. Minté sostituito al 30esimo, non per problemi fisici ma per scelta tecnica, e esce furioso, entra negli spogliatoi, poi riesce, è tutto fumantino. Vi dico, scelta giusta. Giusto perché Minté ha fatto una mezz'ora orripilante, orripilante. I primi 10 minuti non stoppava una palla, ha giocato esterno destro, non ha stoppato un pallone, non riusciva neanche a correre, ha cambiato gli scarpini ed non è cambiato niente. Ha continuato a proporsi male, proporsi poco, e a commettere una serie di errori tecnici inguardabili. Poi, nel momento in cui riesce a creare qualcosina, perché al 30esimo ha avuto una situazione interessante, dove ha messo un bel pallone per Breum che poi ha colpito la traversa. Ecco, lì l'ha sostituito. Forse le tempistiche sono state sbagliate da parte del mister, perché il cambio è giusto, ripeto, Minte ha fatto veramente male, però il tempismo non è stato giusto perché l'ha sostituito nel momento in cui Minte stava facendo meglio. E quindi da qui forse poi la sua arrabbiatura, perché lui dice: io stavo facendo bene e mi toglie. Però ripeto, questo non toglie che ha fatto 40 mezz'ora veramente inguardabile. Purtroppo oggi malissimo Minté. Comunque, io a questo punto mi fermo, vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.